Buongiorno, oggi siamo a Milano e vi porto all'Harry Potter Exhibition. Adesso si va a convalidare il biglietto e poi vi porto dentro. E due serpe verdi, un applauso! Ok ragazzi, esperienza appena conclusa all'Harry Potter Exhibition, ora vi do le mie impressioni a caldo. Intanto ho comprato un paio di cose, ho preso i dolci di Melandia, che era una delle cose più carine da prendere allo shop, e poi ho preso anche la guida, quella ufficiale come quella che c'è a Londra, visto che ho quella ho preso anche questa qua. Consiglio, andate un po' prima, mettetevi in fila tranquillamente, la mostra dura un'oretta, noi ci siamo soffermati tantissimo, però se avete fretta anche in 20 minuti riuscite a finirla, però con la calma un'oretta va bene. Se siete già stati a Londra, non lo so se vale il viaggio, però ci sono delle cose che non c'erano a Londra, come ad esempio le cose di divinazione, o c'erano anche altre cose di difesa contro le arti oscure, come l'armadio svanitore, come non l'armadio svanitore ma l'armadio del molliccio, c'era il molliccio clown, cose davvero molto molto belle. La tazza col gramo mi è piaciuta, comunque mi è piaciuta, io ve la consiglio soprattutto se non siete però mai stati a Londra o abitate comunque vicino Milano nelle zone, affrontare un viaggio con delle spese elevate solo per quello, tanto vale magari andare a Londra direttamente. Però alla fine della fiera, ragazzi, avete visto le immagini, secondo me ne vale la pena, molto molto carina, gli darei un bel 8. Ci sono cose Noble Collection da comprare, ma a prezzi altissimi, quindi non conviene. Io ho preso le caramelle, ho preso il libro che magari vi farò vedere e niente. Io, ragazzi, sono abbastanza soddisfatto. Spero che questo piccolo vlog vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, tutte le domande sotto in info box.
che così ne discutiamo assieme, fatemi sapere le vostre impressioni, io non so mai dove guardare, vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima, ciao!